I'm here with Robert Miller from Bowen Swinsky Jackson, and he just reviewed students' projects for five different projects for architecture, looking at what they would do with an existing building and how they would adapt that for a library use. So tell us what you think. It was an intriguing project. They were working within an existing slaughterhouse, so a very simple building. They were building a library within that. So of the groups, there was five very different solutions, which was interesting to see. Some very formal, which we would expect here in Rome, and then some that were very loose and very thoughtful alterations to the buildings. Professor Caninza, ci spiega questa giornata, la struttura com'è andata, chi ha partecipato? Dunque, hanno partecipato, state due giornate, hanno partecipato studenti soprattutto del secondo anno, che hanno presentato ieri, in occasione del convegno, il plastico che avevano fatto del progetto della loro biblioteca, quindi come pensano che dovrebbe essere la biblioteca della Facoltà di Architettura. Oggi invece gli abbiamo fatto fare un estempore, un workshop, in cui in 5 ore, dalle 10 alle 15, avevano il rilievo di un padiglione dell'ex mattatoio, dove ci sarà poi la nostra facoltà di architettura, di circa 600 metri quadrati, e dovevano prevedere una sala di lettura, un po' di libri sistemati dentro e quegli uffici principali che servono agli impiegati per organizzare il lavoro all'interno della biblioteca. I vincoli erano che l'edificio non può essere nel suo involucro toccato. L'annuncio, l'avviso l'abbiamo messo sul sito della facoltà, hanno risposto in circa 30 studenti, sono rimasti tutta la giornata di ieri, anche oggi ho visto che hanno partecipato con entusiasmo. C'erano anche degli studenti non della facoltà, ma degli studenti Erasmus, e ho visto che hanno risposto abbastanza bene. La sorpresa anche finale del vostro intervento, che li ha obbligati a presentare il progetto in inglese, mi sembra che è stata che hanno risposto bene. E oggi abbiamo fatto una giornata di workshop, per cui in 6 ore abbiamo dovuto fare un progetto di una biblioteca in un padiglione di fianco alla nostra università, adibito a biblioteca. Il progetto in sé non è la difficoltà del progetto, è stato difficile pensare uno spazio diverso da quello che avevamo progettato, perché una biblioteca non l'avevamo mai affrontato come tema. Contiamo che con la fine del 2012 la sala di lettura sarà disponibile e con la fine del 2013 anche gli uffici annessi. E all'ex mattatoio ci sarà davvero una biblioteca? All'ex mattatoio ci sarà una biblioteca che utilizzerà anche quel padiglione sul quale oggi gli studenti hanno fatto una loro esercitazione. Il progetto si sta realizzando e dovremo consegnare il cantiere per tra settembre e ottobre. Per uno studente progettare una biblioteca è una cosa abbastanza interessante, perché porta diversi sfoghi, una persona ci passa tanto tempo della propria vita essendo studente, e quindi in qualche modo può sapere delle esigenze particolari e può tradurle in progetto. Very interesting overall. As I say, 5 hours is not much time to develop a project, so we're interested to see what will happen next.